la terza generazione. Sappiamo tutti quanto abbia rappresentato un cambiamento dalle prime due. I giochi più recenti poggiano di fatto le loro basi su Pokémon Rubino e Zaffiro. Ma non è solo la generazione delle innovazioni, è anche una delle più inquietanti, tranquillamente alla pari con la prima. La presenza del Monte Pira, di zone che appaiono e scompaiono, di catastrofi naturali, sono tutti elementi che accentuano questa sua tendenza all'inquietante. Ed ovviamente non mancano Pokémon con storie a dir poco raccapriccianti. Tra i Pokémon più apprezzati di questa generazione sicuramente si annovera Absol, tipo buio introdotto proprio nei giochi ambientati ad Hoenn. Una triste storia la sua, più che inquietante. Questo Pokémon ha dei poteri sovrannaturali che gli permettono di avvertire imminenti catastrofi, perciò il suo intento è sempre quello di aiutare umani a contrastare queste catastrofi. Ma purtroppo, questo Pokémon è sempre frainteso. Viene infatti ritenuto la causa delle catastrofi stesse e cacciato dagli umani che ne hanno decimato la popolazione. Absol, ispirato al Bargest, una belva mitologica, presagio di catastrofi e sventura, un po' come abbiamo visto nella seconda generazione per Murkrow. Certo, la storia di Absol è molto toccante, ma non vi consiglio di viverla in prima persona. Chissà che un terremoto non possa scombussolare la vostra esistenza di lì a breve. Il Pokémon più inaspettato in questo tipo di classifica. Stiamo ovviamente parlando di Gorebis, il Pokémon sudmarino. Nonostante il suo aspetto grazioso che rimanda una sirena, questa creatura nasconde tra le sinuose curve del suo corpo un istinto di caccia alquanto crudele. È solito ingannare le sue vittime, spesso umane, con la sua bellezza, facendosi scambiare per una donna affascinante, lasciarsi abbracciare e nel momento del bacio trafiggere la vittima con la lunga bocca, succhiandone i liquidi interni, per poi abbandonarla all'agonia dovuta al dissanguamento. Se il suo colore è di un rosa vivido, significa che ha da poco esaurito il suo pasto giornaliero, mentre nel caso lo vediate di un colore più pallido, forse è meglio che non vi avviciniate troppo se non volete essere avvolti nel suo abbraccio letale. Come se non bastasse, la struttura di questo Pokémon, abituata ad alte pressioni dovute al fondale marino, lo rendono quasi immune agli attacchi normali. Nemmeno i vostri Pokémon potranno essere di aiuto, nel caso ve lo troviate di fronte. Un Requiem è una composizione liturgica utilizzata nelle celebrazioni dei morti. Questo basta e avanza per capire di che tipo possa essere il Pokémon Requiem. Spettro. Il Pokémon in questione è Duskull, un essere che, a partire dall'aspetto, mostra subito di non essere normale. Sul capo porta una maschera a forma di teschio, una tunica nella quale è incappucciato e che raffigura due ossa, ed infine presenta un unico occhio, rosso, che volteggia tra le due orbite. Di certo non un Pokémon da abbracciare con spensieratezza. Difatti, Duskull è ispirato al cupo mietitore, alla morte stessa. Questo Pokémon, come altri che vedremo, riporta l'attenzione sulle creature più indifese, i bambini. Si dice infatti che di notte li rapisca e li tormenti e che non smetta fino al sorgere del sole, provando piacere nell'ascoltare i loro pianti disperati. Il Pokédex parla anche di un'anima persa. Questo ci porta a credere che sia una creatura che una volta morta non sia riuscita a raggiungere l'aldilà, rimanendo sulla terra in uno stato di perpetuo rancore. Parola che sarà ricorrente in questo video. Se di notte vi dovesse capitare di sognare un Duskull, verificate che sia davvero un sogno quello che state vivendo. Uno dei Pokémon più strani mai partoriti da Game Freak, Shedinja è caratterizzato da particolari strani ed inquietanti,
partendo dal suo metodo di ottenimento. Difatti, apparirà tra i Pokémon posseduti dopo l'evoluzione di Nincada in Ninjask, qualora l'allenatore abbia un posto libero in squadra ed una Pokéball nello zaino. Ma ciò non è per nulla campato per aria. Shedinja, infatti, è il guscio stesso dal quale è uscito Ninjask. In particolare, quelle che sembrano ali non sono altro che squarciature aperte da Ninjask nel momento dell'evoluzione. Tra queste si cela un particolare buco che si dice sia maledetto. Chi osa guardare al suo interno, infatti, perderà l'anima. Peccato che ciò succeda ogni volta che l'allenatore manda in campo Shedinja. Anche voi, che guardate il vostro Pokémon da dietro uno schermo, avete sicuramente lanciato qualche occhiata a quella fessura. Il fatto che questo Pokémon non abbia ragione apparente per vivere ci porta alla conclusione che uno spettro abbia preso possesso della parte morta di Ninjask e che si nutra delle anime degli stessi giocatori di Pokémon. Dunque, un Pokémon raccapricciante, del quale non conosceremo mai la vera essenza. Tutti, nella nostra infanzia, abbiamo avuto un pupazzo con il quale giocavamo e che poi, con il passare dell'età, è stato messo in disparte. Avete mai pensato a cosa potrebbe provare quel peluche se fosse vivo? Forse il caso di Banette potrebbe aiutarvi a riflettere. Si tratta di un pupazzo intriso del rancore di chi lo abbandona, un rancore che gli ha donato la vita e che ora cerca vendetta. Girovagando tra i vicoli bui, aspetta solo di trovare quella casa nella quale ha vissuto per scaricare tutta la rabbia contro il bambino che lo ha rinchiuso nel dimenticatoio. Come se non bastasse ciò, è un essere colmo di energia negativa che si libera quando la zip che funge da bocca si apre, rendendolo ancora più inquietante. Ciò che però lo rende più agghiacciante è che il suo aspetto reale non è quello che vediamo adesso, ma questo Pokémon è stato sfigurato dall'odio, passando da dolce peluche a creatura tremendamente letale. In un certo senso è anche molto affascinante. Rappresenta ciò che l'odio può generare negli umani: rancore, sete di vendetta, masochismo. Già, perché Banette, nel pronunciare maledizioni contro chi lo ha portato in questo stato, si conficca spilli nel corpo, non curante della sofferenza fisica, forse troppo occultata da quella psicologica. È proprio la genialità dell'idea dietro a questo Pokémon che lo rende così inquietante e degno del primo posto in questa classifica.